Buongiorno, buona giornata in questa seconda giornata di SIGEP Lab nell'edizione tutta digitale di SIGEP 2021. Io sono Thomas Centaro, siamo all'interno di Casta Alimenti e quest'oggi, così come ieri e così anche come accadrà domani, ci occuperemo di tantissime tematiche, una più interessante dell'altra. Prima di iniziare voglio subito ringraziare Casta Alimenti che ci sta ospitando in questa meravigliosa arena e proprio di Casta Alimenti è la cura del primo blocco di cui ci occuperemo questa mattina. Voglio iniziare subito introducendovi Samuele Calzari, che è qui in studio con noi, che è docente e coordinatore di SIGEP Giovani. Buongiorno Samuele. Eccoci, ciao Tommy e buongiorno a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, Casta Alimenti c'è da dire che è un partner di SIGEP e quindi c'è una stretta collaborazione, però diciamo che SIGEP Giovani ha una serie di progetti che si spingono fino al 2022. Assolutamente, guarda, diciamo che il 2022 sarà poi l'occasione per festeggiare il 30° anno di SIGEP, per cui sarà veramente un'edizione, quella del 2022, col botto, insomma io voglio esplosiva, sarà un'edizione esplosiva. E quindi insomma state già preparando naturalmente tutti i ragazzi che, scusami se ti interrompo, ma voglio salutare super calorosissimamente perché sono già molti collegati in streaming e ci stanno seguendo, così come i loro docenti. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando intanto. Esatto, per cui tra l'altro SIGEP Giovani è proprio un momento di SIGEP dedicato alle scuole professionali e alle scuole alberghiere, quindi proprio un momento di formazione. Sono felicissimo tra l'altro di essere in cast perché è per eccellenza la scuola di formazione, per cui veramente il SIGEP Giovani e CAST in questa unione per le nuove generazioni, per il futuro delle nuove generazioni. Abbiamo un contributo da vedere o sbaglio? Allora sì, allora abbiamo preparato un piccolo video, spero di non annoiarvi, in cui presentiamo un pochino le varie attività di SIGEP Giovani nell'arco dei vari anni. E allora preghiamo la regia di mandare la contribuzione, poi torniamo in studio perché vi mostreremo qualcosa di molto importante. Thank you.
E siamo nuovamente in studio. Insomma, abbiamo visto tutte le tappe, o quantomeno un excursus spazio-temporale di tutte le bellissime cose che avete fatto. Bravissimo, il video era il 25esimo, aspettiamo di realizzare quello per il 30esimo l'anno prossimo, quindi io mi emoziono ogni volta che lo vedo, perché veramente si passa, e ci tengo anche a ringraziare anche chi ha fondato, chi ha curato, chi continua a curare anche tutte le varie edizioni di SIGEP Giovani e la cura per la formazione dei nostri studenti. Vogliamo lanciare un messaggio ai ragazzi che sono in ascolto in questo momento? Allora, guarda, assolutamente sì, e direi che ce n'è particolarmente bisogno. È un momento sicuramente difficile per tutti gli studenti in questo periodo, ancora di più forse per gli studenti delle scuole professionali, che sono un po' più limitati rispetto all'attività pratica e quindi anche di loro crescita. Certo. Io quello che auguro è veramente che loro possano, nonostante tutto, diventare dei professionisti e non anestetizzatevi. Quindi continuate a crescere con le possibilità che avete, e sfruttate tutte le possibilità. Quindi non anestetizzatevi. Dai è tutta, insomma, ecco, in parole povere. Adesso noi proseguiamo col nostro viaggio all'interno di Casta Alimenti, perché con noi c'è Filippo Falciola, Junior Executive Manager di Casta Alimenti, col quale, ciao, buongiorno, con il quale adesso andremo a vedere qualcosa di molto interessante. Prima di procedere però fisicamente, abbiamo da vedere alcune immagini che ci hai portato, che commentiamo insieme. Quindi chiedo, esatto, alla regia di mostrarci queste slide. Allora, cosa vedremo? Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, oggi, approfittando del collegamento con SIGEP Giovani e sapendo quale sarà il tema del loro concorso ormai nel prossimo anno, con la speranza che potrà poi finalmente fare dal vivo, e il tema è legato all'utilizzo dei vegetali all'interno delle preparazioni dolci. Quindi mi sembrava una buona idea portare in queste due giornate che abbiamo dedicate alle scuole, in questi due interventi, un piatto appunto incentrato sul tema dei vegetali. Infatti questa è la prima parte di due, la seconda parte la faremo domani, lo anticipo per chi ci seguisse in streaming. Esatto, oggi almeno iniziamo con queste brevi slide che ho preparato a introdurre appunto l'utilizzo dei vegetali nel mondo del dolce. E poi quello che vi presenterò poi domani sarà un dessert al piatto, ovviamente tutto incentrato sui vegetali, quindi approfondiremo qualche tecnica di cottura appunto dei vegetali per cercare di rispettarli al massimo, e legato ovviamente a tecniche di pasticceria che in tema concorsi potrebbero magari essere comodi ai nostri ragazzi. Intanto vediamo l'immagine della frutta e verdura, bellissima tra l'altro. Sì, quell'immagine molto molto bella e rappresentativa dell'ampia varietà che abbiamo a disposizione. Allora, direi che mi sembra doveroso partire, se possiamo tornare alla slide precedente, su quella che semplicemente è la differenza tra un frutto e una verdura. Perché spesso anche noi operatori, che poi le andiamo ad utilizzare, siamo abituati a fare una distinzione principalmente culinaria. Quindi associamo ciò che è frutta a qualcosa di dolce da consumare spesso e volentieri crudo e legato a fine pasto o alla colazione. Mentre tutto quello che noi consideriamo normalmente verdura è quello che è più neutro, più acquoso, più sapido, abbinato generalmente a preparazioni salate per andare a creare svariate tipologie di contorni. In realtà, se andassimo a vederlo dal punto di vista puramente botanico, grazie, la differenza tra frutta e verdura è legata principalmente e solamente alla parte della pianta da cui questa deriva. Quindi è frutto tutto ciò che nasce dal fiore. Quindi quando il fiore viene impollinato, da lì dà appunto vita al frutto, che contiene sempre dei semi, appunto, che danno frutto a nuova vita per la nostra pianta. Invece tutto ciò che è verdura, quindi i vegetali, non hanno semi e sono in realtà le componenti di altre parti della nostra pianta, che possono essere sia la parte radicale, quindi con tutto il mondo dei tuberi, sia lo stelo o il fusto appunto della pianta, come potrebbe essere ad esempio il sedano, che ne viene consumato appunto il fusto e le foglie vengono utilizzate poi in altri modi,
o appunto poi la foglia in tutto quello che sono i vegetali, tipo del mondo delle insalate, per intenderci. Potrebbe sembrare una banalità, ma non lo è affatto, perché questo è un puntino sulla I di qualcosa che è molto importante e può interessare a chiunque, quindi grazie del tuo intervento. Ci mancherebbe, mi sembrava un inizio doveroso. Detto questo, visto che noi ora parliamo di verdure, se possiamo, grazie mille, tornare alle slide. A differenza di quella che può essere la cottura di carne o pesce, dove principalmente noi andiamo a cuocere quelle che sono le proteine di questi prodotti, che sono ben più delicate di quelle che sono invece le fibre e le cellulose contenute nei vegetali. Quindi a livello di temperature di cottura parliamo di temperature ben diverse. Generalmente, soprattutto quando parliamo di bassa temperatura o comunque di cottura al cuore di un prodotto, di una bistecca o di un pesce, difficilmente superiamo i 60-65 gradi. Per i vegetali dobbiamo spostarci ben più su, perché temperature così basse non sarebbero sufficienti per andare a intenerire quella che è la fibra. Quindi la cottura andremo a farla a temperatura ben più elevata, con poi varie tecniche che vedremo, e in alcuni casi questa cottura è proprio funzionale a rendere commestibile il nostro prodotto. Viene in mente per esempio le patate, la manioca, principalmente tutti i tuberi, che se non vengono effettivamente cotti non sono neanche poi commestibili e consumabili. Le tecniche per andare a cuocere sono svariate, dalle più classiche e comuni alle più tecnologiche. Partiamo dalla cottura più semplice, che può essere quella a secco, quindi in un classico forno, dove le temperature che raggiungiamo sono ben più elevate rispetto a quello che può essere l'ebollizione in acqua o il vapore. Quindi andremo probabilmente a rovinare di più quella che può essere una parte delle componenti termolabili, come vengono in mente le vitamine contenute all'interno del nostro prodotto, ma potrebbe essere funzionale magari, ad esempio in un vegetale molto ricco di zuccheri, andare a innescare una caramellizzazione degli zuccheri per ottenere un risultato particolare, appunto magari utilizzandolo in un dolce, andando a caramellizzare gli zuccheri in cottura, può esserci poi comodo per quello che vogliamo ottenere nella nostra preparazione. Possiamo se no utilizzare, volendo, anche altre tecniche, dalla più comune che è l'ebollizione in acqua, dove però spesso e volentieri troviamo le maggiori criticità, sia dal punto di vista di perdita dell'aroma, perdita delle caratteristiche, e quindi spesso e volentieri sarebbe preferibile utilizzare altre tecniche, magari un pochino più innovative, con l'utilizzo ad esempio di una tecnologia come sottovuoto. Sottovuoto è molto molto comodo, lo potremmo utilizzare sia per creare ad esempio delle infusioni o impregnare degli aromi legati magari al mondo del dolce, quindi della vaniglia, delle spezie, a un vegetale, sfruttando la pressione che si viene a formare nel sacchetto, oppure utilizzarlo come metodo poi di cottura in un forno a vapore oppure in una vasca termostatata con un'acqua a una temperatura ben precisa. Non ultimo abbiamo il nostro microonde, spesso molto bistrattato e considerato una cosa, passare il termine, da casalinghi, ma in realtà se uno impara ad utilizzarlo nel modo corretto può essere una tecnica molto molto comoda e veloce per la cottura di tantissimi vegetali. Andrà appunto a sfruttare il movimento delle particelle di acqua naturalmente contenute all'interno della verdura, e sicuramente quello che può essere già rispetto a un'ebollizione in acqua andrà a preservare molto di più quelli che sono tutti i nutrienti del nostro ingrediente. Diciamo che il processo, un po' come avviene nel mondo del caffè, con l'estrazione del caffè, a seconda dell'ebollizione o comunque del trattamento delle verdure, si ottiene comunque qualcosa, esatto, di diverso. A seconda di quello che noi vogliamo ottenere possiamo prediligere una o un'altra tecnica. Poi entreremo più nello specifico quando vedremo le cotture che sono andato ad utilizzare nel mio piatto e vi spiegherò il perché le ho scelte. Perfetto. Per concludere, una volta che abbiamo scelto il vegetale da utilizzare e la cottura più consona rispetto anche a quello che vogliamo esprimere di quel prodotto, dobbiamo scegliere un modo in cui andare a inserirlo nella nostra preparazione. Questo potrebbe essere fatto semplicemente inserendolo come sospensione, quindi quello che normalmente nel mondo del dolce viene fatto con canditi, gocce di cioccolato, delle granelle. Quindi tritando questo vegetale più o meno grossolanamente e inserendolo successivamente in ricetta. In questo caso sarà sospeso all'interno della preparazione e non andrà a interferire con gli altri ingredienti.
Viceversa, se utilizzassimo ad esempio il vegetale frullato e quindi ridotto in purea o l'estratto acquoso utilizzando ad esempio un estrattore o una centrifuga, quindi andando a utilizzarlo in sostituzione di un altro ingrediente come potrebbe essere il liquido di base che era presente in quella ricetta, che fosse acqua, latte o chi per esso. Ovviamente in questo caso dovremo considerare quello che noi andiamo a portare con questo vegetale e ovviamente considerarlo come reazione all'interno della ricetta. Sicuramente una delle cose che andremo a portare saranno fibre e zuccheri semplici. Quindi dovremo sapere che gli zuccheri semplici, ad esempio all'interno di una preparazione da forno, ci manterranno più umidità, tenderanno a far prendere più colore in cottura e quindi è comunque doveroso aspettarsi delle reazioni leggermente diverse rispetto all'ingrediente che normalmente abbiamo utilizzato. Chiarissimo, grazie infinite perché hai spiegato perfettamente anche sicuramente a chi è un neofita e magari ci stesse seguendo per le prime volte, perché può anche essere che questi diventino degli start per chiunque volesse avvicinarsi a questo mondo, quindi grazie infinite. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io appunto rinnovo quindi l'invito a seguirci anche domani in cui concluderemo questa preparazione, però so che tu già oggi, il tema del concorso che forse è un po' sfuggito, quindi per il 2022 sarà proprio le verdure in pasticceria. E quindi quello che abbiamo chiesto, proprio grazie alla collaborazione di Castalimenti, è al maestro Filippo Falciola di iniziare a farci vedere, creare una sorta di demo che possa essere proprio istruttiva per tutti quelli che ci stanno seguendo in preparazione al concorso del 2022. Quindi grazie ancora. Tra l'altro ieri col maestro Martinelli, lo dico per chi ci stesse guardando in on demand, perché tutto quello che svolgiamo in queste giornate rimarrà on demand, ieri abbiamo parlato anche del gelato con il maestro Martinelli, basato su una ricetta assolutamente innovativa, anche con verdure. Quindi rimaniamo in tema, vi invito a cercare il video laddove foste curiosi di vederlo. Prego. Benissimo. Allora, il dessert che pensavo di preparare, ovviamente incentrato sui vegetali, l'ho pensato guardando l'orto e allora ho voluto proprio cercare di riprodurre quella che può essere una piccola rappresentazione di un orto nel piatto. In realtà ho scelto la rapa rossa, la barbabietola come attore principale, sono andato anche a creare uno stampo utilizzando una barbabietola di partenza per andare a ricreare appunto una mousse alla barbabietola che verrà realizzata all'interno di uno stampo a forma di barbabietola. Perfetto, prego. Oggi andremo a fare due preparazioni di base del nostro dessert che termineremo domani. Una sarà la terra, che non sarà altro che un crumble o uno streusel al cacao e sale, che farà da base al nostro piatto e andrà appunto a riprodurre quella che è la terra dell'orto. Quindi correggimi, anche cromaticamente andiamo proprio a ricreare proprio un habitat quasi. Esatto, perfetto. Vedrai. Questa forse è l'unica preparazione del piatto dove non sono presenti vegetali. Ci tenevo a farla vedere più che altro per mostrare la rapidità della tecnica con cui viene effettuata. Siccome parliamo di concorsi, nel concorso generalmente la problematica più grande da gestire sono le tempistiche molto strette. Quindi cosa meglio di una ricetta dove andiamo a inserire tutto insieme, schiacciamo un pulsante e la macchina fa tutto nel giro di pochissimi secondi. Ci hai praticamente già spoilerato il trucco, ecco. Esattamente. Vediamo man mano gli ingredienti. Abbiamo della farina, ovviamente della farina idonea alla realizzazione di una comune pasta frolla, perché alla fine il nostro crumble non è altro che una pasta frolla sbriciolata, detto molto brutalmente. Quindi una farina debole, povera di proteine, che aiuterà a dare più friabilità al nostro prodotto. Dello zucchero, in questo caso zucchero a velo, per avere una texture più fine. Abbiamo un'aggiunta di fecola di patate, che essendo un amido, quindi privo di proteine, andrà a aumentare ancora di più quella che è la friabilità del nostro crumble. Della polvere di frutta secca, in realtà della polvere di mandorla, perché la mandorla sarà comunque un ingrediente presente nel piatto, perché non ti ho detto tutto, all'interno della barbabietola, della mousse, ci sarà un babà alla castagna inzuppato al latte di mandorla. Ah, ecco, questo dettaglio c'era sfuggito, quindi buono a sapersi. E quindi andiamo a richiamare anche la mandorla all'interno del nostro crumble. Diciamo che effettivamente, adesso grazie perché ci stai anche spiegando tutti gli ingredienti, però effettivamente la velocità, che diventa quasi sempre il limite, no, delle gare, in questo caso viene ovviata da una ricetta molto semplice. Esatto, e anche dall'utilizzo di uno strumento
volendo ci potrebbe accompagnare dalla prima all'ultima preparazione, essendo comunque molto versatile e molto molto furbo a livello tecnologico. Diciamo che è anche semplice perché lo stai facendo tu, quindi insomma, essendo un maestro, chi meglio di te? Però insomma, diciamo che questa è davvero semplice. Molto bene. Poi abbiamo del cacao che ovviamente ci darà la colorazione. Abbiamo utilizzato del cacao naturale, quindi del cacao che non subisce quello che è il processo di potassatura, che è un processo che subisce normalmente il cacao per renderlo principalmente più solubile e meno acido. Non subendo questo processo rimane anche molto più sapido e minerale e andrà a richiamare la sapidità e la mineralità della nostra rapa. E poi ovviamente per andare a legare il tutto abbiamo del burro. Burro semplicemente ammorbidito lasciando la temperatura ambiente. Così non abbiamo bisogno di altri passaggi e non abbiamo ulteriori variabili. Tanto vi anticipo che tra pochissimo vedremo in anteprima un video molto interessante. Poi tra poco, appena abbiamo concluso questa lavorazione, ve ne parlerò in maniera un po' più approfondita. E quindi pronti via, Filippo. Pronti via, abbiamo già pronta la nostra teglia per andare a scaricare il nostro crumble. Pronto. Praticamente quanti secondi hai? Poco. 19. 19 secondi, perfetto. In questo caso, come dicevamo, il problema della velocità e delle tempistiche strette, insomma, è quasi risolto. Nella seconda parte del video poi andremo ad approfondire anche altre caratteristiche di questa ricetta, lo diciamo anche, lo ripetiamo per chi magari si fosse perso questo piccolo dettaglio. Questo è una sorta di demo numero uno alla quale seguirà un demo numero due che svolgeremo nella giornata di domani e che rimarrà comunque a disposizione on demand. Esatto, adesso vedete, non basta far altro che finire di sgranarlo leggermente, lo mettiamo in congelatore in modo che si vada a stabilizzare e a solidificare bene, manterrà anche meglio la forma, altrimenti tenderebbe a tornare un pochino tutto insieme, e al momento del bisogno semplicemente prendiamo la stessa teglia e la andiamo a mettere in forno, 160-170 gradi, 12 minuti, e il nostro crumble è pronto. E pronti via. Grazie infinite allora. Io ringrazio Filippo Falciola, Junior Executive Manager di Casta Alimenti. Grazie mille. Samuele Calzari, docente e coordinatore di SIGEP Giovani. Non è finita qui, eh? No, no, infatti, stavo dicendo poco fa. Adesso c'è una grande anteprima, quindi io avrei anche piacere che magari me ne parlassi tu, per esempio. Allora, in realtà il maestro Falciola adesso ha fatto il pezzo... Number one, senza verdure. Adesso utilizziamo le verdure. C'è anche una ricetta con le verdure. E certo. E poi c'è qualcosa di molto interessante da vedere. Vedrai. Velocissimo anche questo. Sì, sì, ma infatti non avevo dubbi. Nel nostro piatto, sempre che non ti ho ancora detto, ci sarà anche un gel a base di radicchio. Molto bene. La cosa interessante di questo gel è che è molto molto semplice, è formato da 3 ingredienti, di cui uno manca però, lo zucchero. Lo andiamo a recuperare subito. Grazie, non c'è Dani. Problema. Tanto ne approfitto per ringraziare Danilo che mi ha dato una mano a fare tutte le preparazioni e ringrazio lui in rappresentanza e di tutto lo staff il di Casta Alimenti, certo, ci mancherebbe altro. Allora, innanzitutto la cottura del radicchio. Questa l'abbiamo fatta sotto vuoto con un pochino di sciroppo di granatina e dell'aceto di lamponi. Cuocendo sotto vuoto a 90 gradi per 20 minuti siamo riusciti a mantenere molto morbido il nostro radicchio e perfettamente rosso. L'acidità nei vegetali rossi aiuta a mantenere meglio il colore, cosa esattamente opposta in quelli che sono ad esempio tutti i vegetali verdi a base di clorofilla. In questo caso abbiamo gli antociani che ci danno il colore rosso, che in campo acido mantengono meglio il loro colore. La clorofilla, quindi i vegetali verdi, in campo acido tendono a perderlo più velocemente. Perfetto, infatti questa monocromia ci aiuta in questo caso. Ma tu sai fare dolci? Io diciamo che faccio un altro mestiere e sono affascinatissimo. Quanta roba, proprio la chimica in pasticceria, cioè ma infatti, pazzesco. Ce n'è tantissima, ma poi è anche divertente perché, insomma,
così come anche nel mondo del caffè, nel mondo del bakery, tutto non si limita, ma tutto si estende al mondo della chimica e a dello sperimento, no? Assolutamente. Quindi te ne faccio vedere un'altra allora di chimica. È un po' come giocare al piccolo chimico, giusto? Questo gel che andremo a fare molto molto rigido e poi andremo a destrutturare sarà a base di agar agar, che è un addensante vegetale, a cui aggiungeremo un pochino di farina di semi di guar, perché il nostro agar agar funziona molto bene ma non resiste al congelamento. Quindi se abbiamo necessità di congelarlo, magari per prepararci la scorta in anticipo, con una piccola aggiunta di farina di semi di guar siamo in grado di congelare tranquillamente il nostro prodotto senza che si vada a rovinare al momento dello scongelamento. Perfetto, questo è un ottimo consiglio. Adesso giusto una mixatina per andare a disperdere il nostro agar agar alla perfezione. Portiamo a bollore solo l'acqua per attivare il nostro idrocolloide, così da non andare a rovinare il nostro radicchio, che è già pronto. E anche qui vedrai sarà... Grazie. Velocissimo. Tempo che apro il radicchio, l'acqua arriva a bollore. Uniamo tutto qui dentro, frulliamo e il gioco è fatto, almeno fino a domani. Esatto. Dovremo poi solo aspettare che arrivi a gelificare e domani andremo a rifrullarlo nuovamente con il nostro mixer per renderlo una purea. Naturalmente molte lavorazioni sono state preparate anticipatamente per permetterci di svolgere questo lavoro in maniera un po' più agile, ecco, visto assolutamente che i tempi televisivi non sono quelli reali. Però diciamo che, così come la tua spiegazione, tutto sembra molto veloce, effettivamente, semplice. Sì, sì, guarda. Sei pronto? Mi porteresti, per favore? Ah, guarda, che bravo, sono già qua. Grazie. Per farvi vedere l'importanza della cottura e la differenza che realmente può fare, io ho qua il gel già stabile. Questo è quello corretto, realizzato con la stessa tecnica di quello che vi sto facendo vedere. Questo è stato realizzato cuocendo del radicchio in pentola normalmente. Guardate la differenza di colore. Abissale. È molto visibile. Ricordiamo che domani andremo avanti e concluderemo poi in maniera definitiva questa ricetta. Esatto. Guarda, qua siamo arrivati a ebollizione, quindi il nostro agar agar si è attivato e potrà iniziare a gelificare. Spegniamo. Uniamo al nostro radicchio. Perché non vai? Ma. Tra l'altro io quando gli chef lavorano non riesco a stare, mi viene sempre da... Mi hanno detto manteniamolo comunque la distanza, poi in realtà siamo tutti super tamponati, certo. Qui c'è un ricircolo di aria, anche a chi sanificata. Abbiamo le mascherine, ma siamo tutti tamponati, tutti sani, grazie al cielo. Esatto. Le manteniamo per una questione di garbo, come giusto che sia. Ecco, intanto ogni siamo tanto partiti, la tecnologia ci... non ti preoccupare. Io ho sempre un po' timore a intervenire vocalmente perché non so mai se ci siamo o non ci siamo, proprio perché non è la mia materia principe nella vita. Però sono super affascinato. Oltretutto, tra pochissimo, ve lo anticipo, vedremo un video tutorial in anteprima di una serie molto importante dal titolo Impara insieme ai nostri docenti, proprio a cura di Filippo Falciola e Gabriele Bozio. 20 secondi prima, 26 secondi adesso. Io guardavo il timer, quindi siamo tutte e due su preparazioni veramente super veloci. A prova di Avengers. Esatto. E diciamo che in 40 secondi di preparazione effettiva abbiamo già realizzato le nostre preparazioni. Te l'avevo promesso che
sarebbero state molto molto veloci. Sei stato di super parola. Ora i tempi sono stretti purtroppo, quindi dobbiamo andare in chiusura, abbiamo praticamente concluso anche noi. Intanto io ringrazio tantissimo il vostro intervento, quindi ringraziamo Filippo Falciola e Samuele Calzari, che comunque ritroveremo anche grazie nella giornata di domani per la conclusione di questa seconda parte che andremo a vedere. E ora, come vi ho anticipato, andiamo invece a assistere a un video in anteprima della serie Video Tutorial Impara Insieme ai Nostri Docenti, proprio a cura di Filippo Falciola e Gabriele Bozio. Grazie mille, noi ci rivediamo alle 11 per parlare di tante altre cose interessanti, sempre da Brescia in Casta Alimenti, sempre con SIGEP Lab. Benvenuti in Castalimenti, sono Gabriele Bozio, Executive Manager della scuola, e con me Filippo Falciola, Junior Executive Manager. Insieme realizzeremo dei tutorial di pasticceria per darvi un assaggio di quello che viene realizzato in aula durante i corsi di alta formazione per pasticcere e alta formazione per pasticcere da ristorazione d'albergo. Scopriamo assieme come possiamo passare dal sapere al saper fare. Adesso andiamo a realizzare la pasta frolla. La pasta frolla, oltre a differenziarsi per mille ricette che possiamo trovare, quindi vari equilibri tra gli ingredienti classici, quindi la farina, le uova, lo zucchero, il burro, ma anche altri ingredienti aggiuntivi, quelle che sono, diciamo, altre differenze sono legate al metodo di lavorazione, al metodo di impastamento. Adesso vedremo il metodo classico. Cosa prevede il metodo classico? Il metodo classico prevede un'amalgama di burro, zucchero, tuorlo e sale. Adesso il sale qui lo vedete liquido, dopo vi spiego bene il perché è già sciolto, diciamo, questo sale. Quindi per fare una frolla con il metodo classico si crea un'amalgama, una sorta di crema, quindi non deve montare, incorporare aria o cosa, tra burro, zucchero, le uova e il sale. Una volta ottenuta questa amalgama semplicemente si aggiunge la farina. Con quale strumento lavoriamo? Con la nostra planetaria, con la foglia. La foglia andrà prima a creare facilmente questa amalgama, questa crema, e poi andrà a sgranare, ad incorporare la farina senza stressare troppo l'impasto, unendo la velocità appunto alla, diciamo, completezza di amalgama senza lasciare poi delle parti non ben omogenee. Vediamo, adesso partiamo con mettere nel caldaio il burro. Il burro deve essere pastoso, vedete, non è cremoso, non è fuso, non è duro, ma è pastoso. Siamo indicativamente tra i 15 e i 20 gradi centigradi. Perché indicativamente? Perché ovviamente noi parliamo di temperature legate al burro, indicando quello che è il burro vaccino standard. Ovviamente se prendiamo un burro non standardizzato, a seconda della stagione e dell'alimentazione delle vacche, abbiamo un burro con consistenze diverse. Se poi cambiamo tipologia di burro, ancora diverso. A questo burro andiamo a mettere lo zucchero e incominciamo a far girare con la nostra foglia per andare a creare questa crema. Perché il sale l'abbiamo già sciolto? Allora, nella maggior parte degli impasti che facciamo, dalla pasta sfoglia alla pasta del pane per la pizza, a tantissime altre preparazioni, abbiamo o una grande quantità di acqua per poter sciogliere il sale o del tempo. Pensate, quando mettiamo il sale in un impasto di pane, ha il tempo durante l'impastamento di sciogliersi, e quindi l'obiettivo è sempre di averlo sciolto completamente. Quando facciamo una pasta frolla invece, o tutti quegli impasti che derivano dalla pasta frolla, dalla biscotteria, tutte altre preparazioni simili, il problema qual è? Che tra tutti questi ingredienti quello che ha più acqua è il tuorlo, ma vedete che è una quantità piccola. Uova, latte, altri ingredienti sono sempre quantità molto piccole, e quindi è difficile che siano sufficienti per sciogliere questo sale. In più i tempi di impastamento sono molto ridotti, e quindi di conseguenza
non abbiamo il tempo materiale per scioglierlo. Questo sale in soluzione, una soluzione satura di sale, siamo più o meno intorno al 30%, che noi possiamo realizzare, tenere in pasticceria in una bottiglietta e andare a pesare direttamente. Sappiamo che, essendo una soluzione più o meno al 30%, cosa abbiamo? Ogni 100 grammi di questo prodotto abbiamo 30 grammi di sale e il resto è acqua. Ok? Quindi mantenendo questa proporzione, se io nella mia ricetta ho una certa quantità di sale, so che dovrò moltiplicarla per 3 e pesare la mia, il mio liquido, il mio sale in soluzione. Questo è un metodo molto utilizzato proprio per questa tipologia di impasti, quindi per tutti quegli impasti che hanno poca acqua e impastano in un tempo breve. Vediamo adesso la prima parte, quindi vedete il burro ha raggiunto una consistenza cremosa, non si è sbiancato quasi per niente perché non sta incorporando aria, o perlomeno l'obiettivo non è quello di incorporare aria. È fisiologico, un pochino la incorpora, però non stiamo facendo una frolla montata o montando il burro. Adesso gli aggiungiamo il sale e il tuorlo e andiamo a completare l'amalgama. La farina non serve setacciarla per fare la frolla, nel senso che non stiamo facendo un impasto areato dove c'è una schiuma d'uovo, per esempio, come in un pan di Spagna, e quindi la farina, anche se è così tutta impaccata, potrebbe fare dei grumi. Qui l'impastamento sarà un impasto compatto e duro e quindi appunto non avrà possibilità di fare grumi, quindi è inutile perdere tempo a setacciarla. Se avessimo delle altre polveri come il cacao, gli agenti lievitanti o altre cose, semplicemente metto tutto insieme, giro con la frusta e vado ad amalgamare, creare una miscela omogenea di polveri, ma non serve perdere tempo a setacciare il prodotto. Perché dico perdere tempo? Perché in realtà quando siamo in produzione il tempo è fondamentale, la gestione del tempo, e quindi anche qualche minuto speso a setacciare la farina laddove è inutile mi porta via del tempo, il mio prodotto mi viene a costare di più e quindi non ho, diciamo, possibilità di migliorare quella che è la redditività del mio prodotto. Perché ricordatevi che quando fate un prodotto di qualità, per andare a migliorare la marginalità di quel prodotto non si va a calare la qualità degli ingredienti, ma si deve ottimizzare i tempi di produzione, e questo lo facciamo con la tecnica e la tecnologia. Ecco qua, in un attimo abbiamo miscelato il nostro burro con lo zucchero e il tuorlo e anche il sale in soluzione, e adesso andiamo ad inserire tutta la farina. Quindi inseriamo tutto in un colpo la farina, con la foglia andiamo a dargli un giro a mano giusto per staccare già dal fondo, per evitare che rimanga del burro sul fondo, e poi in pochi secondi andiamo a completare l'impasto. Quanto va impastata una pasta frolla? Il minimo indispensabile. Si dice sempre di non esagerare con l'impastamento perché si sviluppa la maglia glutinica. In realtà non è così immediata lo sviluppo della maglia glutinica, perché abbiamo un sacco di grasso e tutto, e quindi è difficile sviluppare la maglia glutinica. Più che altro rischiamo di perdere l'emulsione. Di perdere l'emulsione perché, nonostante la frolla sia un impasto piuttosto consistente, ricordatevi che in pasticceria, nella maggior parte delle preparazioni, il cuore, la base di tutto è sempre l'emulsione. E qui abbiamo l'emulsione tra il burro, la sua acqua che ha già all'interno, il tuorlo che abbiamo aggiunto. Se andiamo a scaldare rischiamo di perdere l'emulsione. Poi ovvio si forma anche la maglia glutinica, ma sappiamo che per fare una frolla usiamo una farina debole apposta per non far formare la maglia glutinica. Ecco qui. Adesso questa frolla è perfettamente amalgamata e adesso, così com'è, è inutilizzabile. Bene, adesso il nostro impasto è pronto, lo andiamo a mettere nella carta da forno, formiamo un parallelepipedo e andiamo a metterlo al freddo, andiamo a metterlo in frigorifero o in abbattitore positivo a riposare. Perché deve riposare l'impasto? Perché deve indurirsi il burro, vedete che il burro adesso è morbido perché si è scaldato, e deve diventare di nuovo plastico per poterlo lavorare poi con la sfogliatrice, laminare e fare tutte le cose che dobbiamo fare. Deve diventare plastico il burro, ma non solo, deve reidratarsi tutta la farina. Quindi la farina adesso è, diciamo, amalgamata, ma non ha assorbito l'umidità ancora degli altri ingredienti, quindi di conseguenza non è in realtà inserita in maniera intrinseca nell'impasto. Se io adesso prendessi questo pezzo di frolla e lo utilizzassi, farei una fatica bestia a lavorarlo, andrei ad avere un prodotto che rimane brutto in superficie, rugoso, e dopo cotto non sarebbe buono come dovrebbe essere. Quindi non dovete mai utilizzare una pasta frolla senza lasciarla reidratare.
Quindi gli diamo una forma e lo andiamo a mettere in frigorifero. Speriamo che il video sia stato utile e interessante. Se ti è piaciuto, metti un like o lascia un commento. E per non perdere i prossimi appuntamenti con Castalimenti, mi raccomando, iscriviti al canale. A presto da Gabriele e Filippo.